Ben ritrovati nella cucina di Ricette che Passione. Oggi insieme prepariamo una buonissima pastella per fritti, una pastella asciutta e non unta per fritti croccanti e golosi. Segnatevi la ricetta, di sicuro vi sarà utile per le feste in arrivo. Infatti a Natale fritti a volontà con la mia buonissima pastella asciutta e non unta e super croccante. In una ciotola andiamo a mettere 100 g di farina 00. Con una forchetta allarghiamo a fare un buco al centro e aggiungiamo un po' di 150 g di acqua frizzante fredda di frigo. Mi raccomando che sia bella fredda. Iniziamo a mescolare con una forchetta in modo da ottenere una crema senza grumi. Lavoriamo fino ad incorporare tutta la farina. Non usiamo subito tutta l'acqua in modo da evitare i grumi. Incorporata la farina ad ottenere una cremina liscia senza grumi, possiamo aggiungere tutta l'acqua. Mescoliamo fino ad ottenere la giusta consistenza per la nostra pastella. Incorporata tutta l'acqua, mescolando con la forchetta, ecco alla fine la consistenza per la pastella perfetta. Per insaporire la nostra pastella aggiungiamo del formaggio grattugiato misto, circa un cucchiaio abbondante. Aggiungiamo ancora un po' di pepe nero macinato fresco. Aggiungiamo le nostre spezie preferite per insaporire, anche a secondo di cosa andiamo a friggere. Ad esempio io per i funghi uso anche dell'aglio in polvere, ma va benissimo anche del curry, della paprika dolce o piccante o anche del prezzemolo tritato finemente. In ultimo aggiungiamo un pizzico di sale e mescoliamo la nostra pastella, perfetta per tutti i nostri fritti. Questa pastella è perfetta per preparare i nostri fritti di Natale, come baccalà fritto, gamberi, merluzzo o anche gli anelli di calamaro. Ottima anche per preparare tutte le nostre verdure, dalle zucchine alle carote, oppure possiamo friggere i carciofi che a Natale non mancano mai. Io ad esempio lo uso anche per fare il cavolfiore, buonissimo. Questa volta però io voglio preparare dei funghi porcini fritti in pastella. E allora andiamo a tuffarli a fette nella pastella, scoliamo quella in eccesso e poi via nell'olio caldo, una fetta per volta, fino a che diventano belli dorati. Giriamo i nostri fritti nell'olio caldo fino a farli dorare per bene su tutti i lati. E quando sono ben dorati, li andiamo ad asciugare su carta assorbente. Mi raccomando, cercate di servire questi fritti sempre appena sono pronti, caldi caldi e super croccanti. E così con tutti gli altri fritti. Provatela e fatemi sapere se vi è piaciuta.